Bentornati, fratelli di Tuberanza, in un nuovo episodio dell'Hero Draft Colosseum. Signori, ho pronti due nuovi pacchetti per costruire il team di questo episodio. Ma prima di iniziare, lasciate un bel pollicione all'insù per supportare questi video. Io direi di andare subito ad aprire questo nuovo pacchetto alla ricerca delle carte barra miniature da utilizzare in questo video. Spero che mi capiti qualcosa di decisamente forte, raga, perché non so chi affronteremo e di che livello sarà il nostro prossimo avversario. Magari se non le faccio cadere è già una cosa molto positiva. Allora, tanto per cominciare, abbiamo Broly, le origini del Berserk. E non è male come carta. Arrivo dei pirati spaziali. Facciamo finta che non l'abbiamo mai viste. Ripristinare Buu. Allora, Buu potremmo anche trovarlo. Vedremo. Carica infuriata. Quindi Broly e ce l'abbiamo. Bido va bene. Trunks bambino non esiste. Vegito esiste e come. Zeium no, perché Zeium non esiste. Super Dragon Ball non c'è. Zangia non c'è. Junior c'è e questo è molto buono. Signori! Signori, è una SR! È Bojack! Niente male, il saccheggiatore. Peccato che Bojack come miniatura non esiste, o perlomeno forse esiste ma noi non ce l'abbiamo, perché mi sembra che è tipo una R e quindi noi la scartiamo sempre. No, aspetta, forse è SR, ma noi la scartiamo lo stesso perché non ci interessa. Allora, abbiamo 4 carte. Fondamentalmente di personaggio effettivo avremo soltanto Junior. Quindi cosa facciamo? Andiamo ad aprire un altro pacchetto alla ricerca magari di qualche altra miniatura abbastanza forte. Perché regà, noi dobbiamo sempre prepararci al peggio. Poi se ci capita uno scarso, ben venga. Qui c'è raffigurato C17, che volendo potremmo anche tenerlo in considerazione. Poi c'è Gold Freezer e questo sicuramente lo mettiamo qua. Arrivo dei cosi, poi c'è il scout del modello. Majin Buu potrebbe tornare utile. Ba, signori, io nutro una simpatia infinita per Ba. Tenzing, lo togliamo subito. Bido, lo togliamo. Son Gohan potrebbe tornare utile. Berry Blue, Beats. E l'ultima carta è un'altra SR. Signori, Majin Buu che ha assorbito, mi sembra Gotenks. Sì, esatto, è con Gotenks assorbito. Signori, questa carta è estremamente meravigliosa. Ok, a questo punto dovremmo avere tutte le carte necessarie per costruire il deck di questo episodio. Ora vado a crearlo, gli metto le abilità e poi ve le spiego. Raga, ma lo sapete che questo deck potrebbe quasi essere competitivo? Tra poco lo proveremo, ma andiamo con ordine. Carta di Junior, miniatura di Junior. Carta di Son Gohan, che purtroppo in questo gioco non esiste, non Super Saiyan. L'ho inserito Super Saiyan. Sì, lo so, è più forte, ma non avevo altra scelta. Broly canonico, Super Saiyan. Vegito normale, Veget, Super Saiyan, che è estremamente potente. E come ultima carta, signori, ho inserito questo C17 di Dragon Ball Super. Avrei voluto inserire il Gold Freezer, ma qualche settimana fa l'ho scartata la UR e anche la R, quindi non ho più nemmeno un esemplare di Gold Freezer. Vabbè, pazienza, andiamo così, vi spiego le abilità. Su Junior le sappiamo, no? Junior, regà, è praticamente un carro armato. È troppo resistente e non lo ferma nessuno. Infatti le sue abilità sono: difesa su F, si prende più 350 la sua difesa, tanta roba. Difesa giù nel T2, quindi togliamo 140 alla difesa di tutti gli avversari nel turno 2. Occhio al turno 2. Difesa su A, più 180 la difesa di tutti gli alleati sul campo, che fondamentalmente non è utile per gli altri quanto per se stesso, perché va ad aumentare di altri 180 la sua difesa e questo lo rende praticamente immortale. Dai, immortale magari no, però quasi. Gohan del futuro, Super Saiyan. Signori, le sue statistiche sono sempre quelle. Lei, quando è sola sul campo, comanda e non c'è Cristo che la tiene. È fortissimo, poi magari lo vedrete. Broly canonico Super Saiyan. IAS giù fine turno, quindi meno 2% all'indicatore dell'avversario. Attacco su A, più 250 all'attacco di tutti gli alleati sul campo.
velocità sua più 250 alla velocità di tutti gli alleati sul campo. Vegito, anzi Veget, signori, Veget è probabilmente la miniatura su cui sto puntando ogni mio deck più o meno competitivo, perché ha un attacco e una velocità estremamente elevati. IAS giù il fine turno dell'avversario, ovviamente, danni inflitti su D, che combinato? Ah no no, blocca. Più 10% ai danni inflitti, attacco su D, più 500 al suo attacco. Tanto regà, lui fondamentalmente si schiera quasi sempre dietro, mentre il Broly si schiera lì davanti, quindi in alternativa potremmo mettere al posto di Junior Broly e così continuare a picchiare come dei fabbri incredibili. Androide numero 17, questo è molto interessante perché la sua abilità potenzia di 350 la difesa di tutti gli alleati sul campo. Inoltre, se è sola, meno 50% dei danni subiti dal tuo maestro, ed è tanta roba, regà. Perché oltre alla protezione di Junior c'è anche, nel caso, la protezione sua, GG. E guardate un po', difesa giù F, meno 140 alla difesa degli avversari in prima fila, così da poterli picchiare come dei fabbri. Attacco su D, più 500 al suo attacco. Vedete raga, ha una velocità molto elevata lui e anche un attacco tutto sommato molto buono. E dargli più 500 potrebbe avere del senso. Guardate un po'. Posizionata, più 500 alla difesa del proprio maestro, si accumula solo in quel turno. Significa che giocare Junior con C17 ci garantisce una protezione, ovvero uno scudo, di 5500 sul nostro maestro. Per la serie, Viecce, e prova a buttarlo giù. Adesso andremo a mettere in atto queste strategie e vediamo se effettivamente ho creato una cosa buona o se ho creato un'emerita cagata. Lo scopriremo prestissimo. Se magari ci fosse una stanza, c'è la stanza! La stanza c'è e noi ci infiliamo. GSROX, vai, andiamo. Mi dispiace che non è un livello altissimo, non ha tantissimi punti, ma per noi questo va più che bene. Andiamo a testarlo. Dai. Ovviamente raga, se questa partita dovesse durare poco, ne vado a fare un'altra, ma è logico, no? Non è che stiamo qua a fare una partita e poi ce ne andiamo, no. Dopo aver fatto tutto sto po' di roba, vuoi che non la faccio un'altra? La faccio sì un'altra. Torniamo seri. Non sottovalutiamo mai i nostri avversari. Ok, possiamo sottovalutare i nostri avversari. Possiamo sottovalutarlo, benissimo. Beh, in questo modo lui mi fa capire che giocherà sicuramente questo Vegeta e questo Freezer. Va bene. E va bene. Noi sicuramente, raga, andiamo a schierare così. Questo sicuramente noi lo andiamo a fare. Poi, che altro faremo? Andiamo a prendere questo Veget e lo andiamo a schierare qui dietro. Bang. Buono. Buono. Poteva andare meglio. Poteva andare decisamente meglio. Vai con la difesa. Quasi potrei anche lasciare un lato scoperto. Quasi. Però no, non mi va. Togliamo, vai così. Oh, comunque gli ho potenziato la difesa. Va a finire che magari Veget non muore. Oh, attenzione. 9000, sono più veloce. Guardate che 9000 di velocità è molto buono, eh. Siccome io non mi fido per niente di sto indicatore, intanto mi piglio 280. Per fortuna sono bastati. Boom. Andiamo ragazzi. Fate del vostro meglio. Puff. 8420. Poco poco faceva pure un attacco bonus e regà, era finita. Questo c'ha pure... Ma questo lo disintegro adesso. Grazie. Quanto toglie? 5000! Ed è a livello 60, raga! Cioè, se lo portassi per caso al 99, che succede questa? Spacca tutto! Mamma mia! Mamma... no, raga, troppo forte! Troppo forte! Questo deck, secondo me, ha del potenziale inaudito! Ha del potenziale incredibile! E io ho intenzione di farlo fruttare! C'è una difesa potenziata, fammi vedere. Buono.
molto buono. Mucho, mucho buono. Mucho, mucho buono. Vabbè, Broly, mo dove lo schieri? In una di quelle due zone. Allora, a me piacerebbe però provare una cosa, raga. Vorrei provare a prendermi un attacco diretto di questo Broly, perché vorrei testare la qualità della difesa del mio team. Ma lui sicuramente non lo va a mettere di qua, quindi volendo Vegeta lo posso anche lasciare. Vabbè, me lo metti frontale. Però mi prendo un attacco diretto di Vegeta. Buono, ci può stare. Vai, jumpiamo perché l'abbiamo già viste le abilità. So proprio curioso di vedere Vegeta quanti danni mi fa. So curiosissimo, regà. Ma super curioso. 9000 di... Mamma mia, che bomba. Bomba sensual. Un movimento sensuale, sensual. Un movimento più sexy, non era così. Non me la ricordo. Vai, Veget. Vabbè, è inutile che gli dica cosa fare. Vabbè. Potrebbe anche resuscitare e morirebbe di nuovo. Questo sta assatanatissimo, raga, è fortissimo. Mamma quanto è forte. Mamma quanto è forte. Pazzesco. Se puoi, Junior, non lo finire, grazie. Grazie. Oh, vediamo un po' adesso quanto subisco. Secondo me meno di 1000. Ma scusate, no. Ma scusate. Ma chi li ferma questi? Ma chi li ferma? Ok. Ok. Va bene. Non hai le abilità per attaccare per primo. Come pensi di fare? Wow. Sono soddisfatto. Sono molto soddisfatto. Ora, lasciamo stare che questo ragazzo non aveva delle miniature forti. E va bene. 10.000. No, regà. Cioè, questo è un deck progresso. Più avanziamo nei turni, più diventa veloce, più diventa forte. E non abbiamo neanche avuto bisogno di Broly. Perché questi vanno giocati così. Vabbè, abbiamo vinto. Pazzeschi. Uff. Che team incredibile. Che team incredibile. Questa volta, raga, abbiamo creato un team veramente spaziale. Partita classificata. Proviamo a fare cerca. Uno di un potere uguale al nostro. È chiaro, noi abbiamo due miniature su 5 a livello 60 e non a livello massimo. Te pareva che non la trovavo. Vabbè, ci ho provato perlomeno. Riproviamo da capo. Quindi, dicevo, col fatto che abbiamo miniature al 60, potremmo avere qualche difficoltà con un avversario che le ha tutte al 99. Però mi sento abbastanza fiducioso di questo deck. Porca miseria. Vabbè, aspettiamo il prossimo avversario qui. Come non detto, è già entrato. Dai, 1500 punti li ha fatti. Quindi magari dico, potrebbe avere delle miniature al 99. Ma che poi fondamentalmente, raga, a me interessa avere un avversario forte per poter testare al meglio il potenziale del mio deck, cioè di quello che ho creato. Poi questo non lo cancello come mazzo, perché lo proverò anche in live, lo voglio provare bene perché ho scoperto quell'androide 17 che secondo me ha un potenziale infinito. Cioè, c'ha pure la scritta Mir sulla maglietta, che sarebbe appunto Mirko. Occhio. Occhio, perché questo deck è forte. Occhio, perché questo deck è forte. Va bene. Va bene, va bene. Va bene. Giocherà sicuramente. Allora, facciamo così. Stessa formazione di prima, raga, perché lui probabilmente mi farà qualche attacco diretto. Me ne farà due di attacchi diretti. E io però gliene faccio uno bello pesante poi. Va bene. E il prossimo turno io non posso spostare le miniature. Chi? Ah, non ha messo Towa. Perché non ha messo Towa? È impazzito. Gli ho diminuito. Avete visto il fatto di diminuire la difesa sulla linea frontale? È tanta roba.
e nel prossimo turno gli tolgo la difesa a tutti grazie a Junior. Tanta roba. Mi piace questo deck, sì. Decisamente sì, mi piace tanto. 2,80, penso che basti. Ah, lui non vuole attaccare per primo. Non gli interessa. E non ha neanche le abilità per fare il secondo. Ok. Questo attacco diretto probabilmente... No, se tutto va bene lo one shot. Non ti permette. Veget. Potevo essere un po' più veloce, cazzarola. Beh, non t'azzardare. Adesso. Se poco poco, C17 fa fuori Gogeta. Ma che non può mai succedere. No, raga, non ci credo. No, non ci credo. Ma quanto gli ha tolto? E questo sapete perché? Perché c'è la riduzione della difesa. Cioè, raga, abbiamo vinto in un turno. Vittoria in un turno. E il deck dell'avversario è molto... Ma non puoi fare questo. Non puoi fare questo. Che vergogna. Che vergogna, ragazzi. Ma io dico, no, ma stai a questi livelli. Sei un nabbo e quitti. Ma che te quitti? Ma io non ho parole, ragazzi. Io ho completato la missione giornaliera, ma pure lui l'ha completata. Quitta una partita nell'Hero Colosseum. Beh, raga, guardate, io a questo punto vi saluto da questa schermata, se la faccio uscire. Ok, eccoci. Signori, siamo i padroni di Canton City. Per oggi è veramente tutto. Sono stati dei match veramente incredibili. Quest'ultimo avversario, probabilmente italiano. Lo andrò a cercare e gli manderò un bel messaggio. Ma noi ci vediamo con i prossimi video, sempre e solo qui, su Tuberanza. Ciao!